Salve, ben trovati da Antonia Fama di Collettiva, ben trovati a voi che ci seguite in diretta su collettiva.it e sulle pagine Facebook di Collettiva, della CGIL e della Funzione Pubblica CGIL. 40 anni di funzione pubblica, è questo il titolo dell'appuntamento di oggi, 4 decenni vissuti in difesa dei servizi pubblici. Questo appuntamento che mi vedrà guidare un ragionamento e un discorso su un compleanno importante, lo faremo con i nostri ospiti qui in studio, Serena Sorrentino, segretaria generale della Funzione Pubblica, ben trovata, e Maurizio Landini, segretario generale della CGIL. Buongiorno a tutti. E avremo poi in collegamento invece con noi il professor Mimmo Carrieri, docente di Sociologia Economica e del Lavoro presso la Sapienza di Roma, e la segretaria generale del PSI, il Sindacato Mondiale dei Servizi Pubblici, Rosa Pavanelli. Due ospiti che ci hanno aiutato anche nel corso di quest'ultimo mese a ripercorrere i 40 anni della funzione pubblica, perché questo appuntamento di oggi rappresenta un po' la chiusura di un percorso che è iniziato un mese fa con una miniserie prodotta da Futura e dalla Funzione Pubblica CGIL, che ha voluto ripercorrere in quattro capitoli proprio questi quattro decenni. Quattro decenni importanti che abbiamo cercato di condensare in questa miniserie, che potete tra l'altro anche ritrovare sui canali della Funzione Pubblica e su Collettiva. Iniziamo proprio allora da Serena Sorrentino, in quanto segretaria generale. L'elemento da cui partire forse è il fatto che in questi 40 anni, e quello che abbiamo cercato di fare anche nel ripercorrere questa storia, è stato tenere sempre uno sguardo sul passato e uno sul futuro, ma con i piedi ben saldi nel presente. Un presente che ha visto nell'ultimo anno i lavoratori dei servizi pubblici impiegati in prima linea, impegnati a vario titolo, no? Dalla sanità ai servizi essenziali. E allora come si può condensare, in quali riflessioni si può condensare questo appuntamento di oggi su questi primi 40 anni? Beh, intanto confesso un po' di emozione, perché la storia del movimento sindacale è una storia impegnativa e anche molto importante e significativa, perché intreccia la storia sociale del paese. E gran parte della storia della funzione pubblica io non l'ho vissuta da protagonista, perché l'alternanza delle generazioni prevede anche questo. Sono onorata di poter testimoniare un pezzo della storia degli ultimi anni di funzione pubblica, ma chiaramente grava sulle nostre spalle anche la responsabilità, come dicevi giustamente tu, di rendere attuali e sempre vivi i valori e le scelte che hanno portato la CGIL 40 anni fa, oltre 40 anni fa, a decidere di costituire la funzione pubblica. Prima dell'unificazione esistevano già, insomma, abbiamo delle tracce dalle fine 800, inizio 900, federazioni, associazioni libere di lavoratrici e lavoratori dello Stato, delle amministrazioni locali, delle strutture di assistenza sia pubbliche che private, però è solo, diciamo, nell'epoca di maggiore consolidamento della funzione amministrativa dello Stato, che coincide anche con il periodo delle grandi guerre, che l'organizzazione dei lavoratori della pubblica amministrazione inizia ad avere una propria strutturazione. E quindi non solo la CGIL si insedia nei luoghi di lavoro pubblici come in tutti i luoghi di lavoro, ma inizia a nascere il modello, il progetto di un sindacato democratico, in un momento nel quale invece nel nostro paese il totalitarismo e la repressione governano attraverso la burocrazia. E quindi il contributo più alto che le lavoratrici e i lavoratori del settore pubblico danno anche alla definizione del percorso democratico è proprio questa resistenza attiva, che si esplica nella rivendicazione dei propri diritti, il salario, il contratto, ma anche nell'esigenza di garantire libertà di espressione all'interno dei luoghi di lavoro. Di Vittorio poi successivamente darà molta enfasi dalla Costituzione fino al 1957, che è l'anno in cui nasce lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato,
grande enfasi al ruolo che la CGIL, il Sindacato Democratico, deve avere anche nella defascistizzazione delle burocrazie pubbliche. Come contributo al consolidamento di quei valori costituzionali e democratici che sono stati fortemente garantiti anche dalla mobilitazione di tutte le lavoratrici e dei lavoratori e anche ovviamente dei lavoratori pubblici. La CGIL però ha un ruolo fondamentale nella costruzione, nell'emancipazione e soprattutto nell'individuazione di quelli che sono i valori fondanti di un sindacato confederale, quindi di un modello di sindacalizzazione confederale all'interno del settore pubblico. Tutta la storia della nostra federazione, le scelte che farà la CGIL nel corso del tempo, sono caratterizzate da una forte attenzione verso l'idea che la riforma della pubblica amministrazione, le riforme che riguardano la salute, l'assistenza, la giustizia, il fisco, la sicurezza e quindi tutta la sfera della pubblica amministrazione e che riguardano i diritti e la vita dei cittadini, debba essere vissuta dalle lavoratrici e dai lavoratori come protagonisti. E c'è una strana ricorrenza valoriale, ma anche di impegno sindacale, in questi 40 anni di accorpamento delle categorie che erano preesistenti, ma anche della storia della funzione pubblica e delle federazioni dei lavoratori pubblici precedenti, verso alcuni obiettivi che ritornano come punto di ancoraggio della mobilitazione sindacale. Ad esempio, il rapporto tra legge e contratto, che per i dipendenti pubblici ha un peso diverso rispetto a quello che ha nel settore privato. La lotta al precariato, una delle prime lotte di mobilitazione degli statali, ma anche degli ospedalieri, era contro gli avventizi e quindi con l'idea che l'impiego pubblico doveva essere un impiego stabile, che ci porta poi ad avere l'articolo 97 nella Costituzione, nella pubblica amministrazione nel nostro paese si entra grazie ad un concorso, una grande conquista di libertà dal ricatto della precarietà. Lotte che oggi coerentemente, proprio essendo sindacato confederale, essendo CGIL, continuiamo a portare avanti. Così come un'idea che è sempre presente all'interno della storia della nostra categoria, è quella che le riforme e la contrattazione debbano camminare insieme. Non si può riformare lo Stato, non si può riformare la pubblica amministrazione, non si possono ridefinire quei servizi che garantiscono i servizi ai cittadini senza coinvolgere le persone che ci lavorano. E così, nella storia, poi il professor Carrieri sicuramente dirà meglio di me, tante donne e tanti uomini hanno costruito una narrazione collettiva che ci ha consentito oggi, dopo 40 anni, di poter registrare uno straordinario successo. Riunifichiamo nella nostra categoria tutti i lavoratori dei servizi pubblici, grazie a una straordinaria intuizione della CGIL. Nell'atto fondativo, quindi nel congresso che celebrò appunto l'unificazione e la nascita della funzione pubblica, parlavamo ancora del perimetro dei servizi pubblici e quindi lavoratori statali, parastatali, i lavoratori ospedalieri della cura e dell'assistenza e la Federazione dei poteri locali. Nel corso del tempo la CGIL invece ha avuto l'intuizione di allargare sempre di più il perimetro della categoria, includendo anche quelle lavoratrici e quei lavoratori che operano nei servizi pubblici ma hanno un contratto di diritto privato. Penso ai lavoratori della sanità privata, del terzo settore, dell'igiene ambientale, con un'idea di fondo, che il valore del servizio pubblico deve essere ricondotto a filiere omogenee che attraverso i contratti e l'acquisizione dei diritti garantiscano l'affermazione di un principio di universalità del riconoscimento della dignità professionale di chi opera nel settore dei servizi pubblici. Se fai lo stesso lavoro, hai diritto ad avere lo stesso salario, ma soprattutto gli stessi diritti. Ecco, la storia recente ci dice che quella intuizione, va continuamente alimentata. E soprattutto l'impegno della categoria, nel corso del tempo trova ancora oggi ragioni di rigenerazione di quelle nostre rivendicazioni. La collocazione nei ruoli, degli statali che comincia ancora prima,
dell'avvento dello Statuto dei lavoratori e la riforma, per esempio, del sistema dell'ordinamento professionale è qualcosa di cui in queste ore stiamo discutendo nei rinnovi dei contratti, perché c'è sempre una tensione del sindacato a guardare alla valorizzazione del lavoro attraverso lo strumento della contrattazione. Nel settore pubblico non è così scontato. Perché per tanto tempo il rapporto di lavoro delle pubbliche amministrazioni non è stato regolato dalla contrattazione, che è una grande conquista sindacale, ma dalla legge. Così come l'elemento di forza che ha reso anche la CGIL, il primo sindacato nel settore pubblico, è stato dovuto anche a delle straordinarie intuizioni. E anche alla forza e al convincimento di grandi personalità che hanno fatto parte dell'amministrazione e della direzione politica del nostro paese, penso a Massimo D'Antona, che comprese molto bene negli anni in cui c'erano le riforme Bassanini e quindi si discuteva del decentramento, c'erano state le prime sperimentazioni dell'applicazione della legge del 93 che diffuse la contrattazione decentrata, che quei processi di riorganizzazione del servizio pubblico andavano governati coinvolgendo le lavoratrici e i lavoratori, ma soprattutto andava legittimata la funzione della rappresentanza. Il settore pubblico è l'unico settore nel nostro paese dove esiste una legge che tutela la libertà per le lavoratrici e i lavoratori di eleggere i propri rappresentanti sindacali. E anche in questo caso noi stiamo appunto andando verso la campagna elettorale dell'RSU, che è un appuntamento di grande importanza, anche perché si inquadra nella battaglia più generale della Confederazione di arrivare ad una legge che consenta a tutte le lavoratrici e i lavoratori di poter eleggere liberamente i propri rappresentanti e per questa via di avere dei contratti che siano legittimati erga omnes. Ma questi 40 anni sono anni densi. L'essere sindacato confederale ha voluto dire per noi riconoscersi nella Costituzione, preservare quei diritti, renderli esigibili ed essere consapevoli che rappresentiamo quelle lavoratrici e quei lavoratori che con il loro lavoro quotidiano rendono il nostro paese un paese più equo, più giusto. E sono impegnati in prima linea nel difendere questi valori che sono quelli dell'universalità dei diritti, della sostenibilità, della giustizia sociale, della giustizia fiscale. E la storia della funzione pubblica è stata intrecciata sempre da questa tensione che parte dalla sua fondazione, che appunto richiamavo prima, l'idea che le riforme per il progresso camminano sulle gambe delle lavoratrici e dei lavoratori. In questi anni la funzione pubblica insieme alla CGIL è stata protagonista delle lotte contro il terrorismo, per la pace, per la difesa dei beni comuni. Un ruolo importante, sono sicura che lo richiamerà anche Rosa, è stato il protagonismo delle lavoratrici del settore pubblico nel referendum per garantire che l'acqua rimanesse un bene comune pubblico. Ma penso per esempio alle tante battaglie di valore per la difesa e l'affermazione della tutela delle persone che sono coinvolte da processi che riguardano la tutela della loro salute mentale. Io non costringo, curo. La campagna, le campagne a favore per esempio dei diritti delle persone migranti. Noi rappresentiamo la rete dell'accoglienza. Io non denuncio, curo. Tutte le campagne che abbiamo costruito insieme alla CGIL a difesa per esempio della salute di genere e della legge 194 che è stata una grande conquista di libertà. Così come la democratizzazione delle forze di polizia. Noi rappresentiamo due grandi ambiti di tutela del comparto soccorso e sicurezza, la polizia penitenziaria, ma anche i vigili del fuoco, per i quali ancora lottiamo insieme alla CGIL per fargli riconoscere il diritto ad essere assicurati, ad esempio, nei confronti della tutela dei rischi da infortunio e malattia nel sistema INAIL, che a questi lavoratori non viene riconosciuto. Così come straordinarie e importanti sono state le nostre battaglie sulla giustizia. Penso per esempio alla difesa che abbiamo sempre fatto dell'esecuzione penale esterna, del diritto alla riabilitazione, dell'idea che il sistema giudiziario debba preservare il diritto alla riabilitazione.
così come tutte quelle politiche e quei grandi temi che hanno attraversato la storia del nostro paese, dalla difesa, per esempio, e la valorizzazione dei beni culturali, fino al diritto che le bambine e i bambini nel nostro paese devono avere di accedere non soltanto, diciamo, alle cure, ma soprattutto all'istruzione, e quindi iniziare a costruire il loro futuro in maniera libera, autonoma e soprattutto garantita dal servizio pubblico. In realtà la nostra storia è una storia che intreccia battaglie di civiltà, tutela costituzionale, battaglie sindacali, nelle quali le lavoratrici e i lavoratori che si riconoscono nel nostro sindacato hanno sempre ben presente che oltre che a lavorare e a dover, giustamente, lottare per i nostri diritti, noi presidiamo i diritti degli altri. E quindi c'è questa grande responsabilità nel sindacato, funzione pubblica, nella CGIL, di sapere che noi lavoriamo per tutti, lo facciamo tutti i giorni, e che il valore più grande del nostro lavoro è quello di affermare il valore sociale e la difesa del settore pubblico. Il nostro lavoro è a servizio dei cittadini. La nostra azione sindacale è a servizio di un'idea di società più giusta e più equa. Esserci per partecipare, ci diceva Luciano Lama nel congresso fondativo. Oggi noi diciamo esserci per innovare, per cambiare questo paese. E esserci per partecipare vuol dire difendere il diritto alla libertà nel lavoro e soprattutto difendere il diritto alla vita libera e dignitosa. Che significa salario, che significa tutele, significa soprattutto una diversa dimensione della sicurezza. E insieme alla CGIL, in questo anno tremendo che abbiamo alle spalle, abbiamo lavorato affinché nell'emergenza il lavoro pubblico, i servizi pubblici, che sono stati riconosciuti come servizi fondamentali, non facessero mai mancare l'assistenza alle cittadine e ai cittadini. C'è stato un grandissimo sacrificio, un grandissimo contributo dato dalle lavoratrici e lavoratori di tutti i servizi pubblici, anche quelli che a volte dimentichiamo, i lavoratori dell'igiene ambientale, piuttosto che i lavoratori del terzo settore che si occupano delle persone fragili, ovviamente i lavoratori della filiera della salute e dell'assistenza sanitaria, i medici, gli infermieri, gli operatori sociosanitari, tutti i profili tecnici, così come i lavoratori di tutte le amministrazioni che hanno garantito comunque la continuità di assistenza dei servizi ai cittadini. E per questo che festeggiamo con un po' di ritardo il 40°, perché nell'emergenza pandemica abbiamo dato la priorità dell'attenzione alla cura verso le persone. Anche questo significa essere funzione pubblica, anche questo significa essere CGIL. Grazie alla segretaria Sorrentino, un ritardo incolpevole perché appunto l'anniversario dei 40 anni si sarebbe celebrato l'anno scorso, la funzione pubblica nasceva tra il 14 e il 18 aprile del 1980 in un congresso a Rimini, dove, come lei citava giustamente prima, proprio Luciano Lama, allora segretario della CGIL, teneva battesimo questo nuovo sindacato e diceva esserci per partecipare, diceva voi siete rappresentanti di una categoria essenziale, di una serie di categorie essenziali. E quello che colpisce nel ripercorrere la storia di questi 40 anni è proprio il fatto che la tutela dei lavoratori sia sempre stata molto legata ai grandi eventi storici che la storia della funzione pubblica ha incontrato anche intrecciandosi con la storia del paese e diceva Benigni in un suo film non è servo ma serve. Un po' possiamo riassumere così quello che è la missione di questo sindacato che per forza di cose sta al fianco di lavoratori che servono tutti i giorni i cittadini e quindi le battaglie anche del sindacato sono sempre state proiettate nella difesa dei diritti dei cittadini. Questi 40 anni, dicevo prima, li abbiamo ripercorsi in quattro appuntamenti, ognuno un decennio, con una miniserie prodotta da Futura insieme alla Funzione Pubblica che si intitola 40 anni di Funzione Pubblica. Noi ve ne facciamo vedere il trailer che già dà quello che è un po' il colore
di questo piccolo documentario, nel quale si è cercato di tenere insieme le immagini di archivio, con le clip anche di archivio dell'epoca, e le testimonianze di chi ha vissuto quegli anni da protagonista o li racconta, e ci ha aiutato in un percorso anche di analisi e di ricostruzione. Ne approfitto anche per ringraziare, oltre al lavoro che la Funzione Pubblica ha fatto per fornirci, scavando nei bauli e nelle vecchie valigie anche le foto dell'epoca, anche l'archivio storico della CGIL, da cui abbiamo avuto anche gran parte del materiale, e l'AMOD, che è l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, che è un po' il custode di quelle che sono state e sono tuttora anche le immagini che hanno immortalato i grandi appuntamenti, gli appuntamenti storici che hanno visto protagonista la CGIL e la Funzione Pubblica, oltre alle altre categorie. Vediamo insieme il trailer di 40 anni di Funzione Pubblica. Voi siete i rappresentanti di una categoria essenziale, di un settore fondamentale del paese. Esserci per contare. Con queste parole Luciano Lama, segretario generale della CGIL, si rivolgeva agli oltre 1000 delegati riuniti a Rimini per il primo congresso del sindacato dei lavoratori pubblici. In quei 4 giorni, dal 14 al 18 aprile 1980, nasceva la FPCGL. 40 anni di storia e di impegno, vissuti da protagonisti del paese. 4 decenni, 4 appuntamenti per raccontarli, attraverso le foto, i video e i protagonisti delle grandi battaglie del sindacato della Funzione Pubblica. 40 anni di Funzione Pubblica, una miniserie di Futura e FPCGL. Uno straordinario viaggio che è difficilissimo condensare in un appuntamento per ovvi motivi limitato nel tempo. È stato difficile in realtà condensarlo anche in questi 4 appuntamenti di una decina di minuti per ogni puntata. È stato un lavoro impegnativo perché, come si dice, le cose più semplici sono quelle poi più complicate da realizzare. Però abbiamo chiesto in questo percorso ausilio al professor Mimmo Carrieri, docente di sociologia economica e del lavoro presso l'Università La Sapienza di Roma. A lui abbiamo chiesto di fare un po' da guida, da Virgilio, nel cercare di individuare quelli che in storia si chiamano i turning point, che hanno portato questo sindacato della Funzione Pubblica ad essere quello che è oggi. 40 anni sembrano pochi, no, in relazione anche poi a quella che è la storia di tutto il sindacato della CGIL, eppure sono stati molto intensi. Prima la segretaria Sorrentino citava alcune parole che possiamo definire chiave in questo percorso, come contrattazione, come rappresentanza, come lotta al precariato. Io chiedo, so già di dargli un arduo compito al professor Carrieri, di individuare insieme, di cercare di sintetizzare quali sono stati i momenti salienti di questa storia. Sì, grazie per l'invito, saluto tutti, anche ovviamente gli ascoltatori, un piacere e un onore partecipare a questo evento. Devo dire che avevo già partecipato all'evento del trentennale scrivendo un saggio per un grosso volume, e qui siamo già di fronte a una novità, perché questo evento invece è un evento più snello, più coinvolgente e mi auguro anche in qualche modo più partecipato dal punto di vista dell'attenzione. Non voglio svalutare i saggi e i volumi, ovviamente, che sono un importante supporto. Voglio solo dire che queste modalità che abbiamo sviluppato nel corso della pandemia resteranno a lungo anche come uno strumento utile di comunicazione e di relazione sociale e politica. Arduo dire in sintesi cosa sia successo in questo 40
impegno, proverò a fare qualche sottolineatura. Intanto ha ragione Serena Sorrentino, all'origine c'è una grande intuizione che si è tradotta in un successo organizzativo. Come si misura questo successo organizzativo? Serena ha giustamente ricordato con orgoglio la misurazione importante dal punto di vista della funzione pubblica CGIL, essere diventata primo sindacato, cosa che 40 anni fa non era all'interno del lavoro pubblico. Io però vorrei fare qualche sottolineatura di carattere più generale, vorrei guardare le ricadute generali di questo percorso, che è un percorso che ha intrecciato sempre l'interesse dei lavoratori e organizzazioni con aspetti generali e la produzione, come potremmo dire, di beni pubblici per tutti. Un aspetto che è importante è l'importanza della confederalizzazione dell'azione sindacale. I sindacati non dovevano occuparsi di interessi settoriali e specifici, ovviamente doveva non trascurare le domande immediate dei lavoratori, ma doveva trascurare un orizzonte chiaro e non sintetico. E vorrei dire che questo passaggio, secondo me, è un successo di carattere generale che ha e modificare l'atteggiamento di tutte le organizzazioni, anche le organizzazioni autonome del settore pubblico hanno dovuto fare i conti via via con la necessità di confederalizzare il loro raggio d'azione. Quindi io vedo un successo che va oltre l'esperienza specifica e una grande capacità di raggiungimento e di sperimentazione. Importante, che è stato già giustamente ricordato, è che il settore pubblico 40 anni fa era una cenerentola rispetto agli altri produttivi dal punto di vista delle relazioni sindacali. Oggi la situazione è ovviamente rovesciata. Il settore pubblico è il principale laboratorio di relazioni sindacali virtuose, a partire da un aspetto molto importante che è stato sicuramente ribadito, che è quello della misurazione della rappresentatività e la capacità ormai più che ventennale di produrre una periodica misurazione del peso dei sindacati, effettuare una selezione dei sindacati rappresentativi, garantire l'efficacia erga omnes dei contratti, si deve al lavoro importante che è stato ricordato prima di Massimo D'Antona, ma anche al ruolo non sostituibile della legge, che ha un carattere promozionale per l'azione sindacale e il rafforzamento degli strumenti di rappresentanza e di democrazia nei luoghi di lavoro. Quindi la legge svolge, e questo è un messaggio per gli altri settori produttivi, abbiamo il testo unico del 2014 che si ispira largamente alle regole del settore pubblico, che altri settori produttivi che non godono però di questo importante agevolante promozionale che è caratterizzato dalla legge. Vorrei ricordare un indicatore rilevante di questo successo. Questo successo non è solo un rito democratico che si rinnova, ma è un rito fortemente partecipato. Ha ragione Serena Sorrentino, non ci sono riforme senza coinvolgimento delle persone, e alle elezioni delle RSU abbiamo avuto una partecipazione costante, addirittura in crescita, che supera l'80%, una partecipazione che ormai è diventata invidiabile se commisurata ai tassi di partecipazione alle elezioni di vario genere che si svolgono nel nostro paese. E corollario di questo ragionamento, che fa del settore pubblico un laboratorio rispetto agli altri settori produttivi, sottolineerei anche la razionalizzazione del numero
dei contratti nazionali grazie all'accordo quadro sui comparti del 2016. Sentiamo tutti i giorni tanti osservatori e un po' tutti i sindacati che si lamentano della proliferazione dei contratti nazionali che ormai superano i 900, ma l'unico ambito in cui si è prodotta una seria razionalizzazione e concentrazione è quello delle pubbliche amministrazioni. Mi consentirete di fare un piccolo ricordo personale che, oltre a sottolineare il passaggio del tempo, ci fa capire anche un profondo cambiamento, la qualità del profondo cambiamento che è intervenuta in questi decenni. Io ho accompagnato una larga parte della strada della funzione pubblica nel corso di questo periodo e a metà degli anni Ottanta ho partecipato a una ricerca che fu promossa dall'istituto di allora della funzione pubblica che si chiamava ISAM, Istituto di Studi sull'Amministrazione, che riguardava i consigli di amministrazione dei ministeri, ricerca che poi uscì con il titolo di Amministrare il lavoro. Un'esperienza molto interessante, ma qui la voglio ricordare perché giustamente Serena ha ricordato di essere di un'altra generazione e immagino che anche lei abbia, come tanti di quelli che ci stanno ascoltando, faccia fatica a capire che cos'era questo consiglio di amministrazione. Ebbene, in quel periodo era l'unico mezzo elettivo che avevano i lavoratori, che non avevano le loro rappresentanze elettive, ma eleggevano dei componenti di questi consigli di amministrazione. E vedete che qui c'è il grande salto con cui facciamo i conti, perché al posto di un organismo che svolgeva forse funzioni utili, ma erano funzioni molto derivate, abbiamo la rappresentanza democratica diffusa, capillare dei lavoratori, la possibilità di essere attivi, protagonisti attraverso i delegati e l'azione contrattuale, e abbiamo appunto quello che mancava allora, perché non c'era la contrattazione, c'era una netta prevalenza della regolazione normativa. Quindi la strada che è stata fatta è una strada importante e sicuramente le organizzazioni sindacali e in primo luogo la funzione pubblica CGIL hanno avuto in questo passaggio una funzione assolutamente fondamentale. È una storia tutta di successi, cioè qualche chiaroscuro, qualche punto aperto. Ecco, io vorrei ricordare, veniamo dalla firma di un importante protocollo che riguarda appunto le prospettive delle pubbliche amministrazioni ed è un segnale di attenzione del governo e dell'attuale equilibrio politico del nostro paese verso questo oggetto spesso trascurato o malinteso. Io penso che qui ci sia un nuovo sfidante che riguarda l'intero futuro del paese, rispetto al quale bisogna fare un ulteriore passo avanti, rafforzando ancora di più questa storia stretta tra organizzazione sindacale, contrattazione e beni pubblici. E questo riguarda appunto la capacità di trasferire questo capitale organizzativo e sociale accumulato nel corso di questi decenni in riforme. Riforme non retoriche, di quelle si è molto parlato e se ne sono fatte molte di normative di poco efficaci, ma riforme realizzate, capaci di modificare il modo di pensare e di lavorare di tante persone, a partire dai giovani, dai tanti giovani che spero affluiranno nei prossimi anni nelle nostre pubbliche amministrazioni. Grazie. Carrieri, il compito l'abbiamo detto era arduo, però anche attraverso
il suo contributo personale, di memoria anche storica personale. Stiamo cercando di aggiungere una serie di elementi a questi 40 anni che ripercorriamo in così poco tempo. E per farlo, allora, per aggiungerne un altro, un ulteriore, saluto e do il benvenuto anche a Rosa Pavanelli, segretaria del PSI, il Sindacato Mondiale dei Servizi Pubblici. Ben trovata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Lei è con noi perché, oltre ad avere avuto e avere tuttora un ruolo importante nella storia del Sindacato dei Servizi Pubblici, dicevo, ci aiuta ad aggiungere un altro elemento, ovvero un'altra caratteristica della FPCGL è stata sin dall'inizio la proiezione internazionale, il tentativo di tenere insieme una battaglia che andasse oltre i confini del nostro paese, prima entrando nel comitato esecutivo dell'EPSU, il sindacato europeo, e poi con il sindacato del PSI. Lei è stata eletta segretaria generale una prima volta nel 2012, poi riconfermata nel 2017. Questa proiezione internazionale si lega fortemente alle battaglie per la difesa dei beni comuni che citava prima Serena Sorrentino. Abbiamo parlato della battaglia per l'acqua, il referendum del 2011 che fu una grande vittoria e vide la funzione pubblica impegnata moltissimo in quel referendum. Volendo stare anche sull'attualità, quest'ultimo anno l'emergenza sanitaria ci hanno ribadito, semmai ce ne fosse bisogno, la centralità dei servizi pubblici, dei servizi essenziali, della sanità pubblica, e su questo una delle ultime manifestazioni della funzione pubblica ha voluto proprio ribadire l'importanza di un sistema sanitario che vada sempre più riformato in senso pubblico e universalistico. E allora le chiedo in che modo e che ruolo la funzione pubblica ha avuto a livello internazionale nel coordinamento e ha tuttora nel coordinamento di queste battaglie comuni. Guardi, io credo che la ricchezza del contributo che la funzione pubblica CGIL ha dato al movimento sindacale internazionale, penso alla Federazione dei Servizi Pubblici, ma dal punto di vista poi anche della mia esperienza personale, il contributo più importante che abbiamo portato è stato proprio quello di rendere, permettetemi di dirla così, di rendere meno corporativo il ruolo dei lavoratori pubblici nel movimento sindacale e più in generale nella società. Quello che noi abbiamo fatto negli primi anni, a partire dai primi anni 2000, è stato prolungare l'esperienza del riconoscimento sociale dei lavoratori del settore pubblico, non solamente in termini sindacali, ma anche ampliando il loro ruolo alla capacità di connettersi con i movimenti della società civile. Mi piace dire che siamo stati capaci di sindacalizzare il contributo dei movimenti sindacali, dei movimenti sociali e di rendere più sociale il ruolo che i lavoratori dei settori pubblici e il sindacato nei settori pubblici può contribuire a cui può contribuire. La battaglia, come lei ha ricordato, sul referendum del 2011 è stata la battaglia che ci ha permesso di spingere altri colleghi nel movimento sindacale europeo a lanciare l'iniziativa europea per la difesa dell'acqua pubblica, che fu un successo, la prima iniziativa importante a livello europeo nella quale i cittadini avevano modo di utilizzare uno strumento di democrazia diretta introdotto con il Trattato di Lisbona. E credo che questa sia stata un'esperienza importante. Secondo aspetto, che sempre si riferisce alla storia della funzione pubblica, la nostra visione come funzione pubblica di essere sindacato, e lo dico con l'esperienza
generazione che ha vissuto tutte quelle fasi. Io ho iniziato nel 1978 con la legge 285 del ministro Anselmi a lavorare nella amministrazione, vivendo tutte le fasi del sindacato. Allora, l'altro tema è riconoscerci come sindacato rappresentanti dei lavoratori e non rappresentanti dei soli iscritti. Questo è quello che fa differenza. E lo sta facendo introducendo un cambio di cultura, un cambio di mentalità che ovviamente su scala internazionale non ha l'immediatezza dell'adeguamento dei diversi sindacati, delle diverse strutture di rappresentanza che può avere in un livello nazionale, ma che ad esempio con le compagnie che come Federazione Europea Internazionale e come Internazionale dei Servizi Pubblici, come PSI, stiamo conducendo. Dichiarare che il ruolo dei lavoratori pubblici è un ruolo di protezione di un sistema di sviluppo economico sostenibile, economicamente, socialmente ed ecologicamente sostenibile, fa parte di questa tradizione ed è il messaggio che sta facendo crescere Public Services International, che ha fatto crescere PSI nel corso di questi anni in termini di visibilità, in termini di responsabilità all'interno dei diversi organismi delle Nazioni Unite, dell'OCSE, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, del Commercio. E proprio oggi mi piace ricordare una cosa. Il 28 marzo dell'anno scorso scrivevo al direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e al direttore dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, chiedendo di allentare i vincoli sulle proprietà intellettuali delle produzioni farmaceutiche per poter rispondere alle esigenze di proteggere la popolazione mondiale contro la pandemia del Covid. E nel maggio del 2020 incontravamo per la prima volta gli ambasciatori dei governi di India e di Sudafrica per proporre una campagna per allentare i vincoli sulla proprietà intellettuale e sui brevetti. E proprio oggi mi rallegra poter dire che siamo stati i primi a fare una battaglia, che era una battaglia di protezione dei lavoratori, certamente, ma che è una battaglia di protezione dei cittadini nella migliore delle nostre tradizioni, come sindacato della CGIL, come sindacato dei funzioni pubblica, come sindacato confederale, vorrei dire. E penso che questa sia la chiave con la quale noi dobbiamo continuare a insistere, e la funzione pubblica ha un grande ruolo da poter giocare a livello internazionale in questo senso. Serena ricordava le molte battaglie che la funzione pubblica ha fatto, non direttamente legate a o non solamente legate alla condizione dei lavoratori, ma che sono state in grado di sposare protezione dei lavoratori, riconoscimento del loro ruolo sociale, miglioramento delle loro condizioni di lavoro, professionali, di carriera e salariali, con l'innovazione e la protezione dei diritti dei cittadini, con l'avanzamento dei diritti di cittadinanza. Siamo stati i primi come funzione pubblica a lanciare agli inizi degli anni 2000 un progetto per la protezione, per l'accesso ai servizi pubblici dei lavoratori migranti e rifugiati. Progetto che oggi con PSI stiamo diffondendo a livello mondiale in Libano, nei campi dei profughi siriani, in Nigeria e in Sudan, nei campi delle persone dislocate, sfollate per la pressione
gruppi terroristici e islamisti islamici, garantendo la continuità dell'accesso ai servizi per queste milioni di persone. Ecco, io credo che questa sia la tradizione che ci ha fatto in qualche modo importanti al di là della nostra dimensione, al di là della nostra collocazione geografica, a livello del sindacato internazionale, per decenni dominato dal modello nordico, dal modello anglosassone, così diverso da noi, e che oggi sta diventando un modello nel quale molti si ritrovano, a quale molti guardano, perché la globalizzazione ci ha portato a dover affrontare temi che non sono semplicemente i temi della protezione della condizione di lavoro. Vorrei aggiungere una cosa. Io credo che le politiche che la funzione pubblica ha avanzato a partire dagli anni Ottanta e dal processo di unificazione del mondo dei diversi settori pubblici e la nostra capacità di includere il tema del servizio pubblico, della funzione pubblica, a prescindere dalla natura giuridica del datore di lavoro, penso alla sanità privata, penso a tanti settori nei quali i lavoratori svolgono funzioni pubbliche alle dipendenze di imprenditori privati, è stata anche la risposta alla decennale campagna di attacco al lavoratore pubblico, è stata la risposta all'idea che il lavoratore pubblico è inefficiente, che il lavoro pubblico è un costo e che occorreva tagliare questa spesa improduttiva dello Stato. Non fu facile. In molti passaggi, neppure nel dibattito interno del movimento sindacale, sostenere queste posizioni. Io credo che si debba riconoscere la lungimiranza dei tanti dirigenti sindacali della CGIL, come della funzione pubblica, che su questo terreno si sono battuti. Penso a Aldo Giunti, penso a Alfiero Grandi, penso a Paolo Nerozzi, penso a tanti che con la Confederazione, con Trentin, con l'AMA si sono battuti in questa direzione. E penso anche che oggi più che mai c'è la necessità di non limitarci alla difesa dei lavoratori. Il futuro, piani di recupero o come li vogliamo chiamare, al di là della contingenza di questo momento, richiede la valorizzazione del lavoro pubblico. Oggi la gente ha capito quanto è importante avere un settore pubblico efficiente, capace di rispondere all'emergenza e ha anche potuto provare quanto il privato non sia in grado di dare le stesse risposte. Io vi parlo dalla Lombardia, dove non devo commentare cosa è successo nel corso di questo anno e il perché questo è successo. E penso anche che nella trasformazione digitale della pubblica amministrazione, nella trasformazione verde dell'economia, occorre saper dire che il ruolo del pubblico diventa sempre più importante. È l'attività più verde, con le minori emissioni di gas serra e di ossido di carbonio che possa esistere, ed è altrettanto la più importante per garantire stabilità sociale, giustizia sociale, equità sociale e accesso universale per i cittadini ai diritti fondamentali. Questo è nel nostro DNA e questo è l'esempio, la storia che la FP può continuare a portare e porta quotidianamente nel lavoro internazionale.
sfide che abbiamo di fronte sono grandissime, il rischio che si torni a politiche di austerità è dietro l'angolo, non dobbiamo permettere che questo accada, perché o il cambio è oggi oppure sarà davvero difficile pensare ad un mondo più giusto e più solidale. Grazie a Rosa Pavanelli. Tra i tanti spunti interessanti sottolineati dalla segretaria generale del dei tanti impegni che hanno visto non solo la funzione pubblica ma il sindacato confederale impegnato durante quest'anno anche tra i promotori di una petizione internazionale, e tra i diversi impegni di un anno che è stato faticosissimo e continua ad essere, tutto quello che il sindacato ha fatto mi viene da condensarlo in un binomio difficilissimo: tutela della salute da un lato e tutela del lavoro dall'altro. Forse potremmo usare queste due espressioni per tenere insieme, no? Tutto quanto, sia per quanto riguarda quei lavoratori che hanno continuato ad essere in tutti i presidi dei beni, dei servizi essenziali, della sanità, ma anche per tutti quei lavoratori che si sono dovuti fermare. A proposito di tutela della salute, tra l'altro, io in questo do la parola al segretario Landini per le conclusioni. In questi giorni il tema fondamentale è quello dei morti sul lavoro. In due giorni, prima una giovane di 22 anni, poi un altro operaio di 49 anni, e da sempre il sindacato ne parla di questo, no? È da sempre stata una priorità, però improvvisamente sembra che il resto dell'Italia, il resto del paese se ne sia accorte. Allora si comincia a chiedere quello che la CGIL chiede da tempo: maggiori ispettori, maggiori ispezioni, e anche qui, a proposito di rappresentanza, che tutti i lavoratori possano essere rappresentati e tutelati anche per quanto riguarda la sicurezza. Per chiudere il cerchio allora e guardare al futuro, ma anche con i piedi saldi nel presente, per citare il 1° maggio mi viene da dire: se l'Italia si cura con il lavoro come si cura? Beh, il lavoro si cura intanto rendendolo non precario, facendolo, credo che questo sia il vero punto. Il lavoro deve essere un lavoro con diritti, che permette alle persone di vivere dignitosamente e soprattutto di poter utilizzare la propria intelligenza per fare cose utili per sé e per gli altri. E da questo punto di vista credo che ci sia proprio, sia utile ricordare, perché il linguaggio ha anche un suo significato, una sua importanza, anche indicare un elemento che secondo me è frutto anche della nascita della funzione pubblica e della scelta della CGIL di organizzare tutti i lavoratori pubblici e indicare un obiettivo che era non solo la tutela del lavoro pubblico, ma una funzione pubblica anche verso l'esterno. Una cosa che è cambiata è anche come consideri le persone a cui dai i servizi, no? Anni fa si parlava di utenza. Con la nascita della funzione pubblica si è arrivati a ragionare di cittadini, e si è reso evidente in modo molto esplicito questo legame, e cioè che se vuoi applicare i diritti fondamentali della nostra Costituzione e vuoi che appunto i cittadini siano nella condizione di avere questi diritti, il diritto alla scuola, il diritto alla salute, il diritto naturalmente al funzionamento dei servizi, tu devi investire sul lavoro pubblico. E aver scelto 40 anni fa, come veniva ricordato da Serene, come veniva ricordato anche da altri, di organizzare e quindi di scegliere dal punto di vista anche sindacale, di organizzarsi come il sindacato della funzione pubblica, e quindi che unisse tutte le persone che lavorano, non solo nell'ottica di tutelare meglio quelle persone, ma nell'ottica di garantire quei servizi fondamentali e quei diritti fondamentali a tutto il Paese, senza i quali non c'è tutela della salute, non c'è diritto allo studio, non c'è funzionamento corretto anche dei servizi in senso più generale.
Io credo che questa non solo sia stata un'intuizione importante, ma sia anche un punto su cui noi dobbiamo ulteriormente sviluppare sostanzialmente la nostra azione. E siccome del passato hanno già parlato molto bene, meglio di me, e che conoscono anche meglio di me, lo dico con onestà, anche quella che è stata questa evoluzione, io vorrei invece concentrarmi, avendo alle spalle questa storia, queste scelte, queste radici, oggi cosa dobbiamo fare e qual è l'azione che dobbiamo mettere in campo. E lo dico a partire da un punto, che i lavoratori della funzione pubblica e tutti noi in questi anni, a proposito anche di salute, sicurezza, di qualità del lavoro, abbiamo dovuto pagare una logica che ha portato a tagli molto consistenti del welfare pubblico e del lavoro pubblico e dei diritti sociali. Cioè in questi anni si parlava dell'importanza, ad esempio lo ricordava anche il professor Mimmo Carrieri, dell'importanza anche fondamentale che la nascita della funzione pubblica e le battaglie che hanno fatto è stata quella di qualificare, di portare la contrattazione collettiva all'interno del settore e all'interno anche della regolazione dei lavoratori, aprendo anche una discussione importante su una riduzione del ruolo legislativo sul lavoro e di aumentare il peso anche della contrattazione collettiva. Ma allo stesso tempo vorrei ricordare che negli ultimi anni, penso ai provvedimenti assunti dopo il 2010 su indicazione della logica d'austerità del nostro Paese, noi abbiamo avuto per anni il blocco della contrattazione nel settore pubblico, abbiamo avuto il blocco del turnover, abbiamo avuto i tagli che sono stati fatti, un'idea addirittura di privatizzazione che ha portato ad esternalizzare molte delle attività e ad allargare anche nel settore pubblico, così come sta avvenendo nel settore privato, la logica dell'appalto, del subappalto, in una logica non di qualità dei servizi, non di qualità del lavoro, ma di riduzione sostanzialmente dei costi che vengono presi come elemento di riferimento. Quindi io credo che uno dei punti con cui con forza noi dobbiamo rilanciare la nostra azione, ed è quella che stiamo facendo insieme alla categoria e come iniziativa generale di tutta la Confederazione, è rilanciare con forza un concetto, e cioè che il lavoro pubblico e i servizi pubblici sono in realtà e debbono essere un nuovo motore per un nuovo sviluppo e per la costruzione di un nuovo modello sociale nel nostro Paese. Credo che questo sia il punto vero con cui noi dobbiamo fare i conti oggi. E lo dico perché qui non c'è solo una questione di rinnovo dei contratti, che esiste, ma c'è proprio una questione di reinvestire sul lavoro e di reinvestire sui servizi pubblici. Parliamo di sanità, lei prima faceva la domanda relativamente anche alla salute, alla sicurezza e ai morti sul lavoro, ce lo vogliamo dire? Non solo ci sono pochi ispettori, ma in questi anni c'è stato un taglio secco anche di tutti i servizi che le varie unità sanitarie locali dovevano dare. Una volta si chiamavano servizi di medicina del lavoro. Se noi andiamo a vedere quello che è avvenuto in questi anni, siamo di fronte che i progressivi tagli alla sanità che sono stati fatti, i famosi 37 miliardi negli ultimi 10 anni di tagli alla sanità, hanno determinato anche dei tagli grandissimi in questa direzione. In un paese che è fatto di piccole e medie imprese, di un tessuto molto grande, banalmente se in quei servizi lì ci lavoravano 5-6 mila persone, oggi ce ne lavorano 2.000, è chiaro che quei servizi non sono in grado né di fare un'operazione di maggior controllo né di fare un'operazione di formazione o di intervento. Se addirittura nelle ultime leggi che sono state fatte, penso anche al taglio ad esempio che è stato fatto alle attività di formazione che un istituto come l'INAIL dovrebbe avere sul terreno della formazione proprio per la prevenzione degli incidenti e quindi per la qualità del lavoro delle persone, naturalmente dà l'idea di come oggi non c'è solo il problema di rinnovare i contratti, che è un punto decisivo per tutti i lavoratori pubblici nel nostro Paese, ma c'è proprio il problema di reinvestire sul lavoro pubblico e soprattutto sulla funzione che il lavoro pubblico ha, che è quello di allargare le tutele e i diritti sostanzialmente a tutti i cittadini. Per questo investire oggi sulla sanità pubblica, investire sul lavoro di qualità combattendo la precarietà, investire sulla formazione anche come diritto permanente è un punto decisivo. In più noi oggi siamo di fronte, io credo, ad un altro passaggio, no? Che riguarda
i processi anche di riforme, di cambiamento anche del lavoro. Sicuramente oggi, quando noi chiediamo di rafforzare e di estendere la contrattazione sull'organizzazione del lavoro, sugli orari, sulla formazione, è perché oggi uno dei temi di riforma fondamentale della pubblica amministrazione passa sicuramente attraverso l'uso della tecnologia e del digitale, ma dietro alla tecnologia e al digitale c'è il problema del lavoro delle persone e quindi c'è il problema di inserire giovani, c'è il problema di fare una formazione, di adeguare una capacità, perché avere un funzionamento migliore, visto che la tecnologia, se utilizzata, il digitale utilizzata in modo intelligente, possono naturalmente dare risposte importanti anche alle persone. Pensiamo a tutto lo sviluppo che può avere investire sul territorio, sul settore sanitario, dalla telemedicina alla conoscenza, diciamo così, alla cura che tu puoi fare a casa alle persone, ma questo vuol dire appunto inserire nuove persone, vuol dire fare investimenti, vuol dire avere un processo complessivo di funzionamento naturalmente diverso. E siccome mi pare che la pandemia abbia aperto gli occhi a tutti, anche a quelli che non volevano vedere, diceva prima Rosa che lei, venendo dalla Lombardia, può anche indicare cosa significa fare i conti con processi di privatizzazione, di riduzione del ruolo della sanità pubblica. Lo vivi sulla l'hai vissuto sulla tua pelle in modo diretto. Bene, se si vuole cambiare davvero registro e se si vuole cambiare quadro, è chiaro che per quello che ci riguarda il nostro ruolo e la nostra funzione come categoria, ma in questo caso come CGIL e allo stesso tempo la funzione pubblica nel fare questa battaglia sta svolgendo in prima persona un ruolo confederale, perché lo svolge a partire da una rappresentanza diretta delle persone che non pensano di sé solo di essere dipendenti pubblici, ma di sé pensano di essere dipendenti pubblici da cui dipende la qualità anche dei servizi e della vita delle persone. Ecco, essere confederali vuol dire questo, e da un certo punto di vista, dopo 40 anni, non solo noi dobbiamo raccontare come siamo stati bravi a pensare quella cosa, ma mai come adesso io credo il nostro problema è che siamo nella condizione di poter svolgere assolutamente un ruolo importante per cambiare questo paese, e questo è quello che abbiamo rivendicato noi, lo dico per rendere attuali, noi proprio ieri pomeriggio abbiamo avuto un incontro da noi richiesto con il governo alla presidenza del Consiglio, perché ad esempio il cosiddetto piano nazionale per la ripresa e la resilienza, che prevede la possibilità di investimenti molto consistenti, stiamo parlando di 191 miliardi nei prossimi 6 anni europei, a cui si possono aggiungere tante altre risorse nostre, del Paese, eccetera, e noi abbiamo esplicitamente chiesto che ci sia una discussione, un coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori, perché quegli investimenti producano un reale cambiamento del nostro Paese, sia creando nuovo lavoro di giovani, di donne nel Mezzogiorno, sia facendo quelle riforme che da molti anni non sono state realizzate. E una delle riforme centrali che noi vogliamo discutere, che stiamo rivendicando, è proprio la riforma anche della pubblica amministrazione. Ma in questo vogliamo essere coinvolti, non esistono riforme degne di questo nome che non sono fatte coinvolgendo con il consenso e la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori. E da un certo punto di vista, oggi in questo senso bisogna recuperare anche dei ritardi e soprattutto ci vuole una volontà politica di coinvolgere e di andare sostanzialmente in questa direzione. Questo lo dico perché sicuramente questo è un punto importante, ma questo perché in un certo senso non solo per estendere quei diritti e quelle tutele. Prima veniva fatto un esempio, sicuramente un nuovo modello più sostenibile anche di economia e di investimenti significa necessariamente anche un diverso ruolo del pubblico nell'economia e un diverso rapporto tra il privato e il pubblico. Sicuramente c'è anche questo elemento oggi da mettere in campo. Penso a tutta la questione che può riguardare la cosiddetta economia circolare, penso a tutta la questione che può riguardare un'idea appunto che rimetti al centro il cosa produci, il come lo produci, con quale sostenibilità ambientale lo fai. Ma allora qui si pone davvero un problema anche nuovo di approccio al lavoro. Lo dico perché da un certo punto di vista oggi una funzione sindacale importante
non è semplicemente quella di tutelare le persone nel lavoro, che è decisiva ed importante e va fatto bene, anche perché c'è troppa precarietà, ci sono salari bassi e c'è un peggioramento in alcuni casi delle condizioni. Ma noi siamo in una fase anche nuova e credo che l'esperienza della funzione pubblica in questo sia non solo una cosa importante per quello che è stato fatto, ma soprattutto per il contributo che può dare e può fare sostanzialmente in questa fase. Noi stiamo rivendicando di essere soggetti che partecipano nella fase di progettazione del cambiamento, per cui l'intelligenza delle persone deve essere messa nella condizione di poter agire sul lavoro che fai, sulla qualità del lavoro che fai, con meno gerarchia, con più riconoscimento delle professionalità, con più capacità anche di lavoro di gruppo. E da questo punto di vista io credo c'è tutto un terreno di conquista in un qualche modo da realizzare, e allo stesso tempo c'è un problema che riguarda la creazione di lavoro e la creazione di occupazione, perché uno dei temi con cui noi siamo chiamati a fare i conti è proprio questo: il blocco del turnover, i tagli che sono stati fatti in questi anni hanno prodotto in molti casi anche dei ritardi molto consistenti. Noi ieri, faccio un esempio, l'abbiamo detto in modo molto chiaro, siccome adesso si parla anche di provvedimento di semplificazione, no? Abbiamo fatto un esempio molto preciso, proviamo a pensare a tutta la materia che riguarda la questione degli appalti. In questi anni è passata una logica che è quella non solo di appaltare qualsiasi attività, ma di farlo nella logica del massimo ribasso, e cioè tutto finalizzato in questa direzione. Noi abbiamo detto in modo molto chiaro non solo che siamo contrari a questa logica qui, perché uno dei temi non è solo quello di garantire a tutte le persone che lavorano le stesse tutele, gli stessi diritti, ma perché oggi noi non dobbiamo pensare al massimo ribasso, dobbiamo pensare alla qualità del lavoro e alla qualità dei servizi che tu offri, che debbono essere non al massimo ribasso, debbono essere i migliori che sono possibili da realizzare. E dentro questo schema gli abbiamo anche detto che in molti casi i ritardi, le difficoltà non sono legate alla non voglia di fare le cose, sono legate al fatto che in molti casi tu hai uffici tecnici nei comuni, hai situazioni nelle regioni, nelle grandi stazioni appaltanti, dove non ci sono professionalità adeguate, non perché quelli che ci sono non sono capaci di fare il loro mestiere, ma perché in questi anni hai tagliato, non hai fatto le assunzioni, non stai inserendo i giovani, gli ingegneri. Quindi da un certo punto di vista un pezzo di riforma decisivo è inserire, fare assunzioni, mettere nuova competenze dentro al settore pubblico, e allo stesso tempo vuol dire anche assumere la formazione come un elemento fondamentale di riforma. Una riforma della pubblica amministrazione che non parta dal lavoro, dalla qualità del lavoro e dal contributo intelligente che le persone possono dare, vuol dire non fare la riforma della pubblica amministrazione. E allora io credo che questo sia un elemento assolutamente centrale, importante, e insisto, questa è una battaglia generale, anche perché la caratteristica poi della CGIL in generale è proprio questa, e cioè quella che noi non abbiamo mai voluto essere, la funzione pubblica lo dimostra per la nascita e per le cose che fa, noi non abbiamo mai semplicemente voluto essere un sindacato di mestiere che rappresenta i singoli mestieri, no? Non a caso non ci sarebbe la funzione pubblica se non si fosse fatta questa scelta e si fosse confermata. Ma questa cosa porta con sé un altro ragionamento, porta con sé il fatto che noi abbiamo l'ambizione, lo rivendichiamo e lo vogliamo svolgere, che noi svolgiamo anche una funzione generale, la dico secca, certo, anche politica, ma non perché ci sostituiamo ai partiti, ma perché noi nel rappresentare le persone che lavorano e i giovani che cercano lavoro e i pensionati che hanno lavorato, abbiamo come obiettivo di essere un soggetto che punta anche alla trasformazione sociale. Cioè noi le persone le vogliamo rappresentare in tutti i loro bisogni, non solo nei bisogni che hanno nel momento che lavorano, ma in tutti i loro bisogni sociali nel momento che sono persone che vivono e sono cittadini che debbono avere garantiti tutti i loro diritti. E da questo punto di vista questo vuol dire anche qualificare e far crescere la democrazia nel nostro paese. E da un certo punto di vista investire in questa direzione vuole anche dire affrontare un altro tema, lo dico perché noi adesso stiamo utilizzando anche tecnologie particolari per comunicare tra di noi, guardate che dietro questa cosa c'è un altro tema, perché oggi la democrazia è legata anche al fatto di chi controlla la tecnologia, e soprattutto siccome il nuovo oro oggi sono i dati, sono le informazioni, il problema è
chi gestisce questi dati, chi controlla questi dati, come vengono utilizzati, e si costruiscono piattaforme pubbliche che in realtà governano questi processi e questi dati, o si lascia questo tutto in mano al mercato e alle multinazionali? E guardate che stiamo parlando, pensiamo a tutto il settore sanitario, pensiamo a tutto l'insegnamento a distanza, ma pensiamo al fatto che dentro alla riforma anche della pubblica amministrazione c'è ad esempio il fatto di poter utilizzare un dato e quindi far dialogare tra di loro queste piattaforme, in modo che uno non abbia bisogno di rifare sempre gli stessi documenti per altre cose. Quindi se la pensiamo in questa direzione, non solo noi siamo interessati a far funzionare meglio le cose, ma addirittura noi rivendichiamo che il settore pubblico in quanto tale, anche come funzione statale, sia in grado di avere quelle competenze, quella capacità e quindi di svolgere anche quella funzione che non è semplicemente di regolare il mercato, ma di svolgere anche una funzione diretta di indirizzo di qualità che noi vogliamo realizzare. E in questo senso io credo si pone anche una nuova frontiera. Certo, non è semplice, non è facile fare tutto quello che stiamo dicendo, ma l'ambizione che noi vogliamo avere è questo. E non è un caso che tutti assieme stiamo lavorando non solo per il rinnovo dei contratti nazionali che sono già scaduti e non sono ancora stati rinnovati, ma come ricordava Serena all'inizio, abbiamo un appuntamento molto importante. Nella prossima primavera i lavoratori e le lavoratrici di tutto il settore pubblico sono chiamati a votare. Lo ricordava giustamente Mimmo Carrieri, esiste una legge sulla rappresentanza. Noi tra l'altro come CGIL stiamo chiedendo da tempo che questo diventi un diritto di tutti i lavoratori, anche dei settori privati e anche dei settori artigiani, perché si è dimostrato che avere una legge che ti garantisce questo diritto permette a tutte le persone di votare. Abbiamo visto anche i livelli di partecipazione, l'80% delle persone va a votare e quindi attraverso questo voto indica anche la volontà e il bisogno di poter essere organizzati collettivamente in sindacato. E questo io credo sia un punto importante. Noi ci batteremo e abbiamo chiesto a tutta la CGIL di impegnarsi assieme alla funzione pubblica, assieme alla scuola, perché, insisto, quello non è un voto solo dei lavoratori, è un voto che ha un significato generale anche sul significato e il valore del sindacato, anche perché, diciamocelo, il sindacato non è che l'ha ordinato il medico, non è obbligatorio, no? Esiste se le persone che lavorano scelgono collettivamente di organizzarsi e di agire. Questo è un grande elemento di democrazia ed è un grande elemento anche di partecipazione diretta. E io credo che è assolutamente necessario che la legge sulla rappresentanza si estenda a tutti i settori. È vero quello che diceva Mimmo Carrieri prima, che tanti parlano della riduzione dei contratti, ma poi si fa poco. Per ridurre il numero dei contratti, e c'è una possibilità, c'è bisogno anche che ci siano provvedimenti legislativi che sostengano la contrattazione e che in un qualche modo fanno diventare davvero i contratti quelli firmati dai sindacati che sono rappresentativi, non perché lo decidono loro o perché lo decide la controparte, ma perché hanno il consenso degli iscritti e del voto dei lavoratori. E allora dare una validità generale ai contratti è la condizione per poter ridurre il numero dei contratti, cancellando quelli pirata e allo stesso tempo dando un contributo più avanzato. In più è una misurazione di trasparenza della rappresentanza anche delle organizzazioni sindacali, ma anche delle parti datoriali, perché l'altro tema che abbiamo di fronte è questo. E io penso che questo elemento sia un punto importante, lo dico, perché mentre inviteremo i lavoratori a votare, a sostenere i delegati e le liste che la CGIL presenta, io credo quella sia anche l'occasione per dire che quel diritto deve essere un diritto che deve essere esteso a tutti i lavoratori in qualsiasi luogo di lavoro, compresi i settori privati. E concludo sulla questione della salute e della sicurezza, perché come veniva detto è assolutamente inaccettabile quello che sta succedendo, diciamocela per com'è. Dall'inizio dell'anno ogni giorno c'è un morto sul lavoro, senza contare gli infortuni e senza contare il prezzo che il nostro paese, tanti anche lavoratori, anche tante nostre persone che conosciamo, hanno pagato col Covid. E badate che questo, e come si vede, la cosa che colpisce è che le persone, in questo caso compreso gli ultimi casi, sia della ragazza di 22 anni, sia del lavoratore ieri, muoiono come si moriva 30 o 40 anni fa. E se ci pensate, la follia è che nell'era del lavoro a distanza, in presenza tu continui a morire come morivi 30 anni fa. Ecco, una cosa di questo genere dovrebbe smuovere tutti. Noi ieri al governo abbiamo detto che bisogna prendere provvedimenti molto seri.
È il momento, come ho detto, di fare le assunzioni e di potenziare tutti i servizi di controllo, ma non solo per controllare, anche per assistere, per fare in modo che tutti siano nella condizione di metterlo in campo. È il momento di fare formazione. Luana era un apprendista. È il momento di, così come era un apprendista, il ragazzo tunisino che sempre a Prato, meno di qualche settimana fa, anche lui è rimasto schiacciato sotto una pressa. E allora il problema della formazione, della trasmissione di esperienze è un altro punto particolarmente importante. Poi c'è un elemento di diritto che per noi va esteso. Quella che in ogni luogo di lavoro, a prescindere dal numero di dipendenti che hai, ci deve essere il lavoratore che ha, viene eletto, viene indicato come rappresentante alla sicurezza, in base alla legge, perché in ogni luogo ci deve essere questo impegno che viene prima di ogni altra cosa. Del resto, nel protocollo della sicurezza che abbiamo fatto e che sono stati riconfermati, siamo riusciti ad introdurre un concetto molto importante, che se un'azienda non lavora in sicurezza, non deve lavorare e l'attività deve essere interrotta per mettere nelle condizioni, usando tutti gli strumenti, di lavorare in sicurezza. Guardate che questo è un punto importante, che oggi va rilanciato con forza, perché vuol dire anche culturalmente fare un salto. E cioè che la salute e la sicurezza non sono un costo, ma sono un investimento e sono una condizione su cui costruire anche il funzionamento di un sistema. E questo vuol dire fare anche una battaglia culturale, non solo esprimersi nel momento in cui succede la disgrazia, per scoprire che, guarda caso, siamo ancora in un paese dove lavorando si può morire. Perché quelli che si svegliano tutte le mattine, che dopo un po' scoprono queste cose, io la domanda che mi faccio è dove hanno vissuto fino ad ora, dove sono stati fino a poco tempo fa, perché purtroppo questa cosa non è mai cambiata, perché questo è il tema che abbiamo di fronte. Ma allora è il momento di fare degli investimenti, e questo tema di quanto è importante investire nel settore pubblico per garantire i diritti di tutti i cittadini lo dimostra. Questo è un tema che, se ci pensiamo, lo dimostra. Perché investire, mettere gli ispettori, mettere i servizi di medicina, fare la formazione, garantire determinati diritti, è evidente che indica quella che è una strada che noi dobbiamo affrontare. Per questa ragione, e qui la concludo, io credo non solo che è stato importante ricordare i 40 anni della funzione pubblica, che è solo all'inizio, diciamo così, tra l'altro c'è anche una vita media che si allunga, quindi siamo solo all'inizio, diciamo così, di una storia, ma come diventa importante rilanciare con forza le ragioni, le radici per cui la funzione pubblica è nata e fare i conti con i cambiamenti che oggi sono in atto. Del resto credo che questa sia la nostra funzione, sia la nostra ragione d'essere come sindacato e come confederazione. Quindi colgo l'occasione per davvero salutare e ringraziare tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarci in questa nostra discussione, perché è il momento di rafforzare ancora di più l'azione collettiva. Il sindacato esiste se ha una capacità, appunto, di rappresentare tutti, di includere, ma anche di mettere in movimento delle cose. Noi pensiamo, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza, ne abbiamo discusso ieri con CISL UIL, di organizzare proprio nei prossimi giorni una grande assemblea di delegati, di rappresentanti alla sicurezza, perché vogliamo lanciare una vera e propria fase di mobilitazione in tutto il Paese. Nella nostra testa c'è di organizzare, di far diventare nel mese di maggio una serie di iniziative che lancino davvero un'avvertenza nel nostro Paese, che deve necessariamente poi vivere nei territori, nei luoghi di lavoro, mettendo assieme tutto il mondo del lavoro e aprendo in questo senso anche una battaglia culturale che davvero è quella che dobbiamo cercare di vincere, perché il lavoro è lavoro se ha diritti, se permette a chi lo fa di vivere dignitosamente e soprattutto se lavorando puoi tranquillamente vivere e non morire. Grazie segretario, e l'obiettivo di questo tempo che abbiamo trascorso insieme, ci eravamo detti, era quello di ricordare il passato ma anche di stare nel presente e guardare al futuro, e mi pare che grazie a tutti i contributi lo abbiamo fatto, ed è stato anche un modo per recuperare una dimensione che ci ha dimostrato come certe conquiste fatte nel passato dalla funzione pubblica sono una buona base, ma per continuare nel presente e nel futuro. Solo 40 anni, mi viene da dire, appunto, come diceva il segretario, che a 40 anni ormai si inizia l'età adulta, quindi il sindacato della funzione pubblica è appena entrato
in questa nuova fase. Le sfide sono già tante, l'anno è stato intenso e ce n'è ancora uno ulteriormente intenso di fronte. Ringrazio i nostri ospiti che hanno partecipato in collegamento con noi, la segretaria del PSI Rosa Pavanelli e il professor Mimmo Carrieri, docente di sociologia ed economica e del lavoro. Ringrazio Serena Sorrentino e Maurizio Landini, e permettetemi anche di ringraziare la funzione pubblica che mi ha invitata a condurre questa piccola celebrazione, piccola per motivi ovviamente indipendenti dalla nostra volontà, di questi 40 anni vissuti da protagonisti del Paese, anche sempre in difesa dei servizi pubblici. Vi ricordo che potete recuperare la nostra miniserie prodotta da Futura insieme a FPCGL su collettiva.it, sui social di Collettiva e su quelli anche della funzione pubblica, e ci lasciamo proprio con un estratto, quello finale, che segna proprio i tempi più recenti. L'impegno dei lavoratori dei servizi pubblici nei mesi durissimi della pandemia, con un occhio sempre al presente ed uno al futuro. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Nel marzo del 2020 l'Italia si trova ad affrontare la pandemia del Covid-19. Tante lavoratrici e lavoratori pubblici, a cominciare da tutto il personale sanitario, sono in prima linea nel contrasto alla pandemia. Nell'emergenza la FP con la CGL mette al primo posto la salute e la sicurezza sul lavoro. Si susseguono centinaia di accordi e protocolli in poche settimane, finalizzati a tutelare le lavoratrici e i lavoratori dei servizi essenziali in presenza, attraverso la fornitura di dispositivi di protezione individuale, misure di sicurezza e, per il personale sanitario, riconoscimenti di indennità Covid per l'alto contributo che hanno prestato per il Paese. Al tempo stesso, per tutti gli altri lavoratori, l'iniziativa di tutela sindacale si è concentrata sullo smart working nel pubblico e sugli ammortizzatori sociali, in particolare nel terzo settore. Il filo conduttore di queste iniziative è esemplificato dalla campagna Funzione Protettiva. Tra gli operatori sanitari e il personale medico che lottano tutti i giorni contro il Covid, ci sono anche migliaia di lavoratrici e lavoratori impiegati nel settore della sanità privata. Il loro contributo enorme sul campo rende ancora più evidente un'ingiustizia che si perpetua da 14 anni. A settembre 2020, dopo una lunga e ininterrotta mobilitazione, la FP ottiene finalmente il rinnovo del contratto della sanità privata, ponendo così fine a una stortura durata a lungo. I mesi terribili della pandemia hanno mostrato in maniera lampante il valore della sanità pubblica, e su questo la FP e la CGL promuovono il 10 ottobre la manifestazione Sanità pubblica e per tutti, le nostre proposte per il servizio sociosanitario nazionale. Partite adesso le trattative per il rinnovo dei contratti pubblici 19-21, che dovranno affrontare la grande sfida della riforma del sistema professionale. La categoria ha davanti a sé importanti obiettivi insieme alla CGL: innovare la PA e realizzare un piano straordinario per l'occupazione che porti nuove competenze e riconquistare il contratto per tutte le lavoratrici e i lavoratori dei servizi pubblici. Per tutti, tutti i giorni.